siamo con Daniela Cerrato, madrina digitale del nuovissimo salepepe.it. Che cos'ha questo sito di nuovo e di diverso rispetto a tanti altri siti di cucina che già esistono? Il sito è qualcosa che non è solo ricette, ma tantissimi altri contenuti di grandissima qualità, a partire dalle foto, che come dice il direttore sembra di metterci la faccia nella pasta asciutta, e poi abbiamo video ad alta risoluzione, navigabili con dei capitoli come se fosse un DVD per passare anche con le mani impiastricciate di farina sull'iPad mentre si è in cucina e guardare la ricetta. E poi tantissime altre cose come le news fatte dalla redazione di Sale Pepe, ingredienti, glossario, come fare a preparare dalla deliscare un pesce a decorticare un crostaceo, fino ad arrivare agli abbinamenti dei vini con oltre 500 schede dei vini. Insomma, un mondo di enogastronomia in cui perdersi e imparare non solo a fare la ricetta ma quello che c'è dietro. Daniela, hai detto che si può usare anche da iPad, solo da iPad oppure anche da altri device? Ma il sito è pensato per essere consultato su qualsiasi tipo di device, quindi si può guardare dall'iPad ma si può guardare anche dal telefonino, dallo smartphone in orizzontale, in verticale e il sito si adatta a qualsiasi apparecchio con cui lo consultiamo e facilmente fruibile anche quando si è in giro, quando bisogna fare la lista della spesa o appunto in cucina mentre si cucina. Insomma, quindi salepepe.it sempre con noi, sempre con voi. Sempre con noi, anche perché oltre al sito ci sono i social network che in continuazione rilanciano i contenuti fatti sul sito, su Facebook, su Instagram, su Twitter e oggi anche su G+, quindi sempre insieme. Grazie.